Amici di Parliamo, una cordiale buonasera, ben trovati, un altro appuntamento sul nostro canale sportivo RTA2. Quest'oggi parliamo in studio con noi di calcio, calcio a 5. Cercheremo di analizzare anche quello che è il momento particolare della sua squadra. Lo facciamo con Alessandro Castellani. Ciao Alessandro, Ciao. grazie per aver accettato il nostro invito. Alessandro, lui che al momento si occupa di guidare la squadra del Castel Giorgio nel campionato di serie C2 di calcio a 5. Lui classe 69, un libero imprenditore, si occupa in pratica di gestione di Case di case di riposo. riposo per l'assistenza agli anziani e nonché padre di due splendidi bambini, Gabriel e Manuel. E tu da 6 anni ti occupi di guidare la squadra dopo che, insomma, hai fatto il tuo, tra virgolette, trascorso calcistico. Ecco, parlaci un attimino di come nasce, diciamo, questa tua passione per il calcio in particolare. Beh, diciamo che il calcio a 5 l'ho iniziato da quando abitavo a Roma, giocandoci nei vari tornei che si facevano a Roma con gli amici, e mi è sempre rimasto dentro. Poi diciamo, la mia, tra virgolette, carriera è iniziata nel Castel Giorgio Calcio, dove ho fatto tutto, diciamo, il percorso dai 18 anni fino ai 30. Poi nell'anno 2000, con Sugaroni Calcio a 5, ho iniziato l'avventura da giocatore nel Sugaroni Calcio a 5. E poi da lì, diciamo, da dopo quell'esperienza, hai deciso di guidare la squadra Sì, do. prima, diciamo, Sugaroni e poi Sì, diventata Castel Giorgio. diciamo, nel Sugaroni è stato un guidarla temporaneamente. Nel momento che c'è stata diciamo, aveva lasciato Mister Tiberi, sono subentrato io per Mister Tiberi, come no? un po' di partite. Dopo è arrivato Mister Morri, abbiamo continuato con lui e dopo da lì invece c'è stato un anno che ho giocato nel Castel Giorgio con la Serie D. Poi il presidentissimo Fausto Fabiani mi ha dato la possibilità di prendere l'incarico da mister e da lì Ancora, sono ancora a capo. 2 anni di D, 2 anni di C1, 2 anni di C2, 2 anni di C1, ovviamente con relative promozioni. Lo scorso anno, diciamo, una sfortunata retrocessione. Quest'anno sta di nuovo lottando per la C1. Al momento siete secondi, se non sbaglio, a 3 punti, no? Sì, siamo secondi a 3 punti e stiamo cercando diciamo, di raggiungere il Città di Orte, che ci precede di 3 punti, anche se ci sarebbe l'opzione di portare la terza posizione, che è la Città di Norcia, se oltre 10 punti, e ci sarebbe promozione automatica. Quindi evitare quindi questo discorso che tu come vedi, beh, ovviamente dal tuo punto di vista adesso sarebbe positivo, però dal punto di vista delle avversarie, questa regola che è stata introdotta 2 anni fa, 3 anni fa, mi sembra, no? Ma sinceramente io non la guardo tanto perché A vincere. puntiamo a vincere, a prenderci la nostra rivincita contro il Città di Orte, anche perché, diciamo, il mio cruccio è che non siamo riusciti a giocare la partita di andata nel nostro campo perché c'erano dei lavori, l'abbiamo dovuta giocare nel campo di Sugano, che è più vicino al campo di Orte che al nostro campo. Senti, allora, parlaci un attimino di come vivi, diciamo, proprio settimanalmente questo avvicinamento alla gara, no? Per cui come vi allenate, perché parliamo sempre di livello non professionistico, No, 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 insomma. Però, assolutamente. Noi diciamo, il passaggio dalla C1 alla B già è un passaggio notevole. sì, quello diciamo, è proprio un altro sport, e per quanto riguarda la realtà Castel Giorgio, credo che non ci riguardi, almeno al momento. La vivo in pieno perché io, insieme, come ripeto, a Fausto Fabiani, Marco Foscoli, Alessandro Provinciali e altri che adesso mi sfuggono, siamo anche dirigenti della squadra. Dunque noi dalla mattina fino del lunedì, fino alla sera della domenica, siamo sempre a parlare della nostra squadra, per come migliorarla, per i problemi che ci sono e per quant'altro. Oltretutto abbiamo anche una squadra di volley, e dunque l'impegno si raddoppia perché Ah, la gestite voi? si la gestisce l'USD Castel Giorgio, e anche quello porta via tempo e impegno,
dunque è un impegno a 90 gradi. Diciamo. Quindi avete diciamo così, inglobato, oltre al volley, c'è anche la squadra che adesso partecipa al campionato di terza categoria o separata? No, è un tutt'uno. È un tutt'uno, fa parte della stessa società e ovviamente anche le ragazze stesse che giocano ci danno una mano, perché non è che facciamo tutto da soli, e questo ci permette di portare avanti due società, e in un paese come Castel Giorgio il tutto non è facile, perché il bacino d'utenza rimane quello, non cambia. Senti, ovviamente l'hai detto tu, è un bacino ovviamente piccolo, ma è un bacino in cui avete attinto anche dalle zone limitrofe, trovando spesso e volentieri realtà che non hanno o che avevano, come ad esempio qui a Orvieto, un grande bacino, e spesso e volentieri buona parte della squadra è venuta su a Castel Giorgio. Sì, noi abbiamo, diciamo, chiuso una porta, ma non per problemi con i ragazzi stessi, con la parte di Orvieto, fermo restando che nel mercato di gennaio abbiamo reintegrato Marco Cammertoni, e siamo andati verso il Viterbese, dove abbiamo preso tre giocatori, adesso sono rimasti due perché uno per problemi di lavoro ha lasciato, e diciamo che fino a per adesso posso rimanere soddisfatto della pesca fatta nel Viterbese. Senti, che campionato state affrontando? Diciamo, sono tanti anni ormai che vi confrontate anche, insomma, con le altre realtà, con le altre squadre. È un livello che si è abbassato, anche, diciamo, queste realtà più piccole hanno subito l'impatto della crisi, e quindi, diciamo, giocatori di un certo spessore non ce ne sono più, o ce ne sono di più perché non trovano spazio dalle altre parti? Ma no, purtroppo la crisi ha portato che nel campionato di C2 il campionato, diciamo, non è falsato, un parolone, diciamo, però sono state ripescate squadre di Serie D che probabilmente non dovevano fare quel campionato, a parte quelle del girone nostro, perché Sugano e la Nuova Laurentina se lo meritano di fare questo campionato, però per esempio il Chico Mendes penso che non era una squadra da Serie C2, e dunque di conseguenza un po' il livello si è abbassato, e ora cercheremo di alzarlo arrivando alla vittoria che tutti noi ci auspichiamo, visto e considerato che io ritengo che questa squadra sia una squadra da C1. L'ho sempre detto questo, se non sbaglio, anche in tempi non sospetti. Sì, no. Ma è così complicato rimanere in quella categoria? È complicato, sì, beh, il livello si alza tanto, la C1 è tutt'altro non sport, ma lì si trovano calciatori che calciano in maniera diversa, il ritmo è molto più alto, e poi c'è la regola del fuori quota che a noi che stiamo a Castel Giorgio penalizza, perché trovare giovani, tre giovani validi o quattro, cinque, quanti se ne possono servire, non è facile, anche perché ci abbiamo un'altra realtà, la Virtus Castel Giorgio, che anche loro hanno bisogno di fuori quota, e dunque siamo in due a cercare sullo stesso gruppo, diciamo. Senti, quanto comporta sotto il profilo economico, adesso non so se magari ci puoi dire le cifre oppure no, una stagione di questa categoria? Comporta tante spese, ora quantificarlo in cifre rimane un po' difficile, però le spese, i sacrifici da parte di tutti noi sono enormi, anche perché nessuno mette qualche cosa, ci adoperiamo con lotterie, con giornalini, con la quota associativa di ogni dirigente, cerchiamo ogni anno di fare così e di portare tutto quel gruzzolo che serve per mandare avanti due società. Senti, ma il paese, in questo caso Castel Giorgio, comunque i dintorni rispondono come ai tempi in cui c'era molta più attenzione oppure no? Beh,
voglio essere sincero, quest'anno diciamo un pochino di meno, perché gli altri anni noi abbiamo avuto sempre il nostro palazzetto sempre pieno, quest'anno diciamo che non c'è stato tutto quell'affluenza, ma non perché andavano dall'altra a vedere il Castel Giorgio, perché il Castel Giorgio Calcio, perché giocavamo anche in orari diversi, ma si vede che anche lì abbiamo subito la crisi e ognuno sta dentro le proprie mura invece di venire al palazzetto a tifare la squadra del paese. E ovviamente ogni passaggio, anche oltre alla categoria, comunque con il passare del tempo ti confronti con i tuoi tra virgolette compagni allenatori, nel senso delle altre squadre, vi confrontate anche su come mettere in campo determinati metodi di allenamento. Adesso non so se tu, per esempio, il tuo metodo di allenamento ce l'hai oppure improvvisi. Sì, no, ho fatto anche dei corsi d'aggiornamento per cercare di confrontarmi con altri allenatori anche di spessore superiore, però tanto uno deve sempre guardare la propria realtà, ascoltare, per carità, è importante, allenatori che allenano la Serie A è importantissimo, ma loro vivono delle realtà diverse. Noi con le due volte a settimana, con giocatori che non sono professionisti, dobbiamo cercare di riportare quello che loro ci dicono nelle nostre realtà. E questo fino adesso, diciamo, se mi è riuscito lo deve dimostrare il campo, non di certo lo posso stare io qui a dire. Ma tu c'è nella tua volontà comunque la possibilità di farla crescere anche sotto il profilo, ecco, tu dici ovviamente la realtà è piccola, ma ci sono tantissime realtà piccole nei campionati nazionali che si sono fatte grandi proprio grazie al calcio a 5. Adesso parlo ad esempio Montesilvano, che è una storica formazione di Serie A, è un paesino diciamo di qualche migliaio di abitanti, per cui c'è sempre un unico riferimento verso una realtà, in questo caso può essere calcistica o può essere della pallacanestro o di altri sport, che traina proprio la città o il paese in questo caso. Diciamo, questa vostra... c'è questa possibilità, questa volontà, questa visione? Per carità, uno deve guardare sempre a migliorarsi, però bisogna anche mettere dei paletti. Lì si torna al discorso di prima, diventa un discorso economico, un discorso anche che va al semiprofessionistico. E non credo che Castel Giorgio possa arrivare a tutto questo, per carità. Se ci arriva, non credo con me allenatore, ma con qualcun altro, però non rimaniamo, perché con no? Rimaniamo con i piedi per terra e cerchiamo di arrivare a questa benedetta C1 e rimanere in C1 con una classifica che non ci porti sempre a fare i play-out, ma a viverla in tranquillità. Se non ricordo male, proprio lo scorso anno, non so se era lo scorso anno o proprio subito dopo la promozione, avete fatto un girone d'andata straordinario, le prime 7-6 posizioni. Sì, ma abbiamo concluso anche in un'ottima posizione, ma poi ci sono stati gli infortuni di Pirati e altre situazioni, squalifiche di Tilli e di altri giocatori che ci hanno fatto fare un calo, ovvio, e siamo stati un po' risucchiati nella metà classifica, ma siamo partiti che eravamo, diciamo, quell'outsider che dava fastidio all'epoca Montinfoligno e Nurzia, che primeggiavano in quell'anno. Però lì hai visto, anche adesso ci sono state fusioni, un'unica sì. Squadra, sono nate nuove realtà, sono salite nuove realtà. Certo. Abbiamo Foligno, sì. Spoleto con tutte Norcia di, e insomma, Perugia, un certo peso. Tutte città di un certo peso, di una certa storia. Con Perugia ci avete giocato fino allo scorso anno. Sì, con Perugia ci abbiamo giocato fino allo scorso anno e comunque però loro sono, loro, ecco, a noi sta bene la C1, a loro sta bene la B, questo a parer mio. Questo sì. Tu personalmente invece... la tua crescita personale anche sotto il profilo di allenatore, no? Tu hai detto fai corsi di aggiornamento, costanti? Sì, quando adesso ce ne sarà un altro, mi sembra a giugno, se non a Città della Pieve, con mister Colini della Lazio, e non ho fatto l'altro a Foligno con l'ex mister del Rieti, adesso mi sfugge anche il nome. Comunque
Certo, cerco di migliorarmi quel poco che uno può fare. Stiamo sempre parlando di un'attività dilettantistica, uno cerca di migliorarsi, anche perché se uno un pochino non si adegua, non possiamo rimanere a Mister Mazzone, rimanere su giallorosso. Sì, però vai a vedere il corso dall'allenatore della Lazio. Sì, ma Tu che sei non. un laziale doc. Attenzione, quando a dire queste frasi perché potrebbe partire la denuncia. No, No, a parte gli scherzi, a parte grande le tifoso battute, no, romanista, però ovviamente. lì siamo di fronte a un professionista che il suo lavoro lo fa alla grande da molti anni e dunque penso che poterlo seguire, a parte quella specie di pennuto che ci hanno attaccato sulla tuta, lì è importante. Ovviamente, tra romanisti e laziali, inutile Uno dirlo che lo sfottò. sfottò è d'obbligo in questi casi. Hai prospettive, ovviamente le tue prospettive per questa stagione, raggiungere questa formazione che, se non sbaglio, voi affronterete proprio nell'ultima giornata di campionato. Sì, l'affronteremo proprio all'ultima giornata, sperando di recuperare il mio quartetto che ho fuori, perché c'ho troppi, quest'anno gli infortuni sono stati tanti, tanti, troppi. E perdere Cochi, Manucci, Leandri, Tiberi e tanti altri nel corso della stagione è pesante, soprattutto perché uno ci ha puntato su questi giocatori. Comunque devo fare una nota di merito a tutto il resto del gruppo perché ha mantenuto questa squadra prima finché si è potuto e sta tenendo il passo di una corazzata come l'Orte che col mercato di gennaio si è andata a rinforzare alla grande e dunque ci stanno permettendo di potercela giocare, se continuiamo con questo ritmo, l'ultima giornata. Senti, parliamo al di là adesso, un po' al di fuori di quello che è l'attività calcistica, nel senso, adesso il Palasport è di vostra gestione, perché c'è sempre stata questa diatriba, No, 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 nel no, Palasport. ce l'abbiamo avuto un periodo in gestione, adesso è tornato in gestione all'amministrazione comunale e noi paghiamo l'affitto come sembra sia giusto anche. Ovviamente. Generalmente le strutture sportive, diciamo, è una cosa quasi naturale darle in gestione a chi fa sport, in modo Sì. tale da potersi autofinanziare, diciamo, e quindi dipende anche da loro il miglior mantenimento dello stesso, per cui tenuto in un certo modo, realizzato in un certo modo. Beh, diciamo che il periodo che ce l'abbiamo avuto noi è nostra colpa il fatto che non siamo riusciti a tenerlo nella maniera giusta. E poi il comune l'ha ripreso, poi sono stati fatti dei lavori che lo stanno migliorando, ancora non sono stati completati. Poi se in un futuro tornerà l'occasione di poterlo prendere in gestione, penso che sia una cosa che potrebbe far crescere la nostra società. Ci avete pensato di questa cosa, oppure ovviamente siete, diciamo, in attesa di conoscere. Beh, al momento non, no, al momento no, però più in là è una cosa che sicuramente sarà Però è da sempre rivedere. funzionato molto bene, no? Diciamo, è stata sempre una piccola, diciamo, tra virgolette, bomboniera, anche negli anni passati, no? C'è Sì, stato no, no, un tifo no, molto caldo, un po', diciamo, un sì. partite, anche noi, insomma, abbiamo seguito per tanti anni, per cui ci sono No, state tante partite belle. il calore dei tifosi è sempre stato una cosa bellissima, infatti ne parlavamo con quei ragazzi che sono venuti da Viterbo, Claudio e Diego, che dicevano che conoscevano Diego perché ci aveva giocato contro, Claudio per sentito dire che quest'anno un pochino l'hanno trovato un po' meno, perché come ripeto c'è meno gente, però è sempre bello vedere tutto il palazzetto pieno che incita i miei giocatori. Viste le tante assenze, in questo momento come si ripezzano le situazioni? Non si ripezzano, cioè abbiamo cercato di ripezzare, come ripeto, con Marco Cammertoni, abbiamo richiamato il totem del calcio a 5 nostrano, Lorenzo Medaglia, che con la sua classe, nonostante i suoi 40 anni, ha
rimane tra, secondo me, il più grande giocatore, il Totti del calcio a 5 castelgiorgese. E non solo. E non solo. Anche perché poi voi avete questa possibilità di poter utilizzare doppio tesseramento sia nel calcio che nel calcio a 5? No, sono due società diverse. Loro, Proprio denominazione diversa? Diversa, loro è Virtus Castel Giorgio e la nostra USD Castel Giorgio Calcio a 5. Quindi non potete utilizzare il giocatore? Non si possono. Perché se non ricordo male qualche tempo fa si poteva Sì, ma fare. Non era più la regola, mi sembra che ci sono un tot di partite che uno può fare, dopo uno deve utilizzare i propri giocatori, l'altro è, poi il calcio è proprio un altro sport, è inutile che uno fa una partita a calcio e poi viene a giocare a calcetto. Sono due sport diversi, due tipi di allenamento diverso e ognuno ci deve avere i propri giocatori. Senti, parlando un po' anche di quella che è la tua vita al di fuori, diciamo, dello sport, come unisci quindi il lavoro, che mi sembra di capire insomma che ti prenda parecchio, poi c'hai due bimbi, insomma non sarà facile. Sì, come gran parte delle persone, si parte la mattina, si torna il pomeriggio, poi arrivano i miei due giovanotti, uno quanti anni hanno? E Gabriele ha 12 anni, Manuel ha 8 anni, uno Gabriele gioca a tennis nel tennis club di Acquapendente, l'altro invece gioca a calcio con i primi calci o pulcini, tante volte viene chiamato dal mister Rapaccini con i pulcini nel Virtus Castel Giorgio. E riesci a unire le cose? Sì, si riescono a unire, anche perché insomma fortunatamente viviamo in una situazione non frenetica come nelle grandi città, e bene o male il tutto si riesce a gestire, una corsa più, una corsa meno, però insomma sempre, non certo come altre realtà di papà che vivono in grandi città. Senti, tu hai iniziato questa attività da libero imprenditore così per volontà? No, io sono stato trasportato da mia zia che è nata con questa attività a Castel Giorgio, poi c'è stata questa possibilità di rilevare questo stabile a Celleno, e da lì l'abbiamo ristrutturato, è nata questa casa di riposo, e da lì poi sono venute tutte le altre. Non dovrebbe essere un'attività facile, no? Beh, le persone anziane sono come i bambini, ma non solo loro, ma soprattutto i parenti, la gestione con i parenti, perché quando una persona deve portare un familiare, deve portarlo via da casa e portarlo in una casa, diventa sempre problema gestire anche loro, che chissà che cosa pretendono, che uno gli dà il massimo, però la luna no. Non la possiamo dare. Ecco, parlaci un attimino anche di questa cosa, perché è interessante, perché spesso e volentieri, no, si parla sempre di della casa di riposo come un posto in cui insomma hanno. Ma purtroppo poi Castel Giorgio è notoriamente molto nota, no? Il Messaggero che fece molto un famosa. Titolo, il business degli anziani, perché esatto. Ce ne sono 7 di case di riposo. Comunque no, è una. La casa di riposo è, diciamo, è come concetto è difficile, perché devi portare un anziano via da casa e portarlo dentro una comunità, e questo è già un passo difficile, che per carità i parenti, però al mondo d'oggi è difficile avere una possibilità di avere una persona dentro casa che può guardare un anziano. C'è tanta umanità nella casa di riposo, si trova tanto rapporto personale che probabilmente con una persona è più difficile trovare una singola persona, diciamo così, che dia tutto quello che una persona di una certa età riceve all'interno di una struttura adeguata, insomma. Sì, perché è più difficile, perché gestire una sola persona è solo il rapporto tra due persone, che bene o male può creare qualche incrinatura, mentre lì è una comunità, ci sono più persone. Ci sono anche noi, abbiamo degli esempi, dobbiamo apportare animatrice, educatrice. Domani, per esempio, nella mia abbiamo il clown, che vengono a fare una sorta di animazione. Sono cose che una singola persona non la può fare. Certo, insomma, poi adesso ci sono delle regole, delle strutture, per cui insomma,
sono tutta una serie di attenzioni molto più, vanno molto su, diciamo, molto più professionale del calcio, sì, 5. Sì, vabbè, molto bene, ci mancherebbe altro. Ma anche la figura stessa della persona che ci lavora deve avere un attestato professionale di OS, altrimenti prima era diverso, adesso che è giusto che sia così, perché ci vuole professionalità per avere a che fare con anziani. Anche perché poi le responsabilità non sono poche. No, sono tante. Come ripeto, sono bambini, sono persone che in qualche caso, non avendo demenza senile, hanno problemi a rendersi conto che questa è una mano o è un piede, e allora c'è bisogno che hanno un'assistenza continua. Bene, siamo in addirittura di arrivo. Alessandro, già ci hai fatto un quadro davvero interessante anche di quello che è la tua vita, diciamo, nel mondo del calcio a 5, ma anche quella all'interno dell'attenzione che rivolgi anche alle persone anziane. Grazie per essere stato qui con noi. Ovviamente grazie, noi continueremo a seguirti nei nostri appuntamenti sportivi su come andrà questo campionato. Ovviamente in bocca al lupo, Crepi, perché c'è necessità di ritrovare questa squadra nella massima categoria regionale. Grazie a Alessandro, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Parliamone torna la prossima settimana. Buonasera.